cambia anche noi. Questo lo slogan che ha accompagnato la presentazione del nuovo logo dell'UGL. Nel 1950 nasceva la CISNAL, Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori, dalla quale nel 1996 è nata l'UGL, Unione Generale del Lavoro. Dal 1950 al 2020 sono 70 anni, 70 anni di battaglie, di lotte, di sacrifici, e sempre dalla parte dei lavoratori, anzi di coloro che lavorano, di coloro che vorrebbero lavorare e di coloro che hanno lavorato. Sono 70 anni veramente di una storia stupenda, unica, rispetto a tutte quante anche le altre organizzazioni sindacali. E proprio in occasione del 70° anno abbiamo deciso di dare un così segno di discontinuità. Sta cambiando il mondo del lavoro e cerchiamo di cambiare anche noi, non nell'attenzione con la quale seguiamo i nostri iscritti e comunque il mondo del lavoro in genere, non nella vicinanza che abbiamo a tutti quanti le lavoratrici e i lavoratori e i loro problemi, oggi soprattutto in un periodo di crisi questo è fondamentale, ma abbiamo deciso di cambiare perché rinnovare l'approccio nei confronti di tutti coloro che non sono tutelati, come lo erano tutelati quando c'era ancora la legge 300 del 70, lo statuto dei lavoratori, beh, credo che quello sarà il nostro impegno dei prossimi 70 anni. Il sindacato festeggia così i suoi primi 70 anni con la volontà di prepararsi alle sfide comportate dalla continua trasformazione del mondo del lavoro. Tutto ciò che è nuovo crea dei problemi di avvicinamento, di approccio, di comprensione e anche di manca la fantasia per trovare delle soluzioni nuove, perché il fatto che siano precari i rider, per esempio, non si risolve dandogli un contratto collettivo nazionale di lavoro. Quello è un lavoro che viene fatto nella maggior parte dei casi, e questo a detta dei rider, perché se si ha la pazienza di ascoltarlo, questo in genere ti dicono, che è un lavoro che fanno perché è un lavoretto, però deve essere un lavoro sicuro, in termini soprattutto di sicurezza del luogo di lavoro, di safety, non di security, e quindi devono avere la possibilità di essere tutelati nel lavoro che fanno, non discriminati nel lavoro che fanno, e comunque questo lavoro deve rientrare in un quadro di tutele complessive riguardo la maternità, riguardo la malattia, riguardo il futuro pensionistico di queste persone che versano attualmente veramente poco o niente. L'UGL si propone così di cogliere le opportunità che derivano dal progresso tecnologico, riuscendo a governare i processi globali.